Ciao a tutti da ERC e benvenuti. Oggi vi voglio presentare una novità sul mio canale. Voglio in un certo senso cambiare un po' le carte in tavola del mio canale. Voglio improntare molto di più tutti i contenuti che vedrete nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, più sul gioco giocato, sul gioco vero, e su miei gameplay e su gameplay di professionisti, ma analizzati veramente fino in fondo, come vedrete oggi. E innanzitutto spero che vi piacerà. E vi voglio introdurre un'altra cosa. In questa rubrica avrò la collaborazione con un ragazzo, sempre della scena di Overwatch italiana e europea, Sharp. Un ragazzo a me molto caro, un ragazzo che vive un po' dietro le quinte di quello che è il pro level di Overwatch. Parliamo un po' di lui, ve lo presento proprio con due parole: ex professionista, pro player di StarCraft Brood War, addirittura VCG 2008, 2009, 2010, classificandosi addirittura nei primi quattro posti, quindi assolutamente un top player, ha giocato nella nazionale italiana di StarCraft e ora si è cimentato ovviamente in Overwatch un po' per scherzo, la cosa si è fatta seria. Ha incominciato a coachare diversi team, come per esempio l'inizio ai Domina, e dopodiché addirittura si è messo anche a giocare, ha fatto il tank per il team ai Domina arrivando al quarto posto nell'AC, e poi si è ritrovato anche nella scena europea con varie proposte di coaching, per esempio il vecchio team di Point, di Shudder2K, Kratos Digga, e ultimamente ha avuto anche delle offerte dalle Mix, ma ha deciso di intraprendere una nuova strada con i ragazzi invece italiani di Execuo, che adesso non sono più Execuo, sono ritornati in Noeven, per cui ora lui fa l'analista. E questa è un'altra bomba di mercato che vi do, sono proprio i Noeven che ritornano senza più una bandiera di multi addosso. E niente, gli auguro comunque sempre buona fortuna, e questa sera vedremo analizzato proprio un loro game in Scrim. Ovviamente loro ci hanno fornito gentilmente la possibilità di farlo, assieme anche ai ragazzi di B-Fly, team sempre di calibro europeo. E niente ragazzi, non perdiamo altro tempo e analizziamo questa partita. Eccoci qua ragazzi, siamo qua con Sharp. Ciao Sharp, benvenuto. Ciao Eric, ciao a tutti ragazzi. Allora, sei pronto a fare un po' di analisi? Sì. Allora, partiamo subito con questa Route 66. Allora, Route 66 è una macchina, è una mappa molto particolare, perché innanzitutto è una mappa che sembra essere molto semplice da difendere, ma in realtà non lo è per niente, vero Sharp? Verissimo. Infatti di solito nelle varie mappe che abbiamo nel gioco si difende negli angoli, come potete vedere qui nel segnale che io vi metto, e alla fine però se noi ci posizioniamo qua ci sono diversi punti laterali da dove ovviamente i nostri avversari possono penetrare e arrivare e prenderci tranquillamente da dietro. Allora, per fare tutto questo, quindi bisogna assolutamente posizionarci in un altro punto, che è questo qua sopraelevato, la cosiddetta gas station, che voi potete vedere qui, che vi segno, ecco qua. E infatti, ragazzi, proprio in questa posizione è molto più semplice difendere, non si beccano i flank da dietro, e ci sono dei punti ciechi invece che sono i più insidiosi e quelli da cui bisogna guardarsi, ovvero questi punti laterali che ci sono qua nel canyon e il punto esattamente sotto la gas station. L'unica prerogativa però per arrivare in questi punti ciechi, per poter arrivare poi dietro o dietro dall'altra parte, è ovviamente quello di avere mobilità. Infatti ragazzi, vediamo che qui abbiamo una lineup molto molto basata sulla mobilità per questo team, i nostri ex Execuo che ora sono Noeven. E infatti abbiamo un Lollao con Lucio, poi abbiamo un Point che utilizza il buon Winston per avere velocità, e Link con Genji, nessuno è più veloce di Genji, e assolutamente immancabile Carnifex con Tracer. Quindi hanno basato tutta la loro lineup sulla velocità, mentre sulla solidità invece è basata la lineup del team, i B-Fly, che sono in questo scrim che ci hanno
Grazie a loro, grazie gentilmente proposto i ragazzi di Noeven e Bfly, giusto da analizzare questa sera qui con voi. Hai qualcosa da aggiungere, Sharp, sulle line-up? Brevemente. Non più di tanto, comunque sì, giustissima l'analisi è fatta su una lineup molto, molto mobile perché, come hai detto te, la gun station è il punto dove si difende e onestamente per entrare e riuscire a sbaragliare le difese dobbiamo utilizzare tutta la mobilità possibile così da non far focalizzare gli avversari su dei target fissi e non mobili, così loro dovranno guardare a 360 gradi e così anche distrarsi in vari punti da switchare anche focus, e Eh beh, quindi è molto assolutamente. complesso, difficile, cioè è molto difficile difendere, quindi bisogna stare attenti e molto concentrati su questo punto. Perfetto, Sharp, io direi che possiamo iniziare subito a far partire il nostro VOD e vedere che cosa succede. Ecco qua che partiamo. Guardate subito i ragazzi di Bfly come con la loro backline tengono i support e anche McCree a loro difesa per non esporsi troppo, mentre davanti ovviamente tutta la linea dei tank assieme a Lucio che ogni tanto va avanti e indietro. Stanno procedendo ora i ragazzi di Noeven e ecco subito qua a 3.31, 3.30 che sono arrivati Carnifex e Link passando proprio dal punto cieco come ho detto io prima, esatto che ora ve li faccio vedere i light. E sono passati proprio da qua sotto. Fighter sta cercando di arrivare sul punto cieco e Bfly si prepara alla difesa. Che cosa deve dire di questo punto, Sharp? Allora, a me piace molto analizzare questo punto perché si può vedere veramente il team coordination in questa azione, perché è molto fondamentale. Allora, guardiamo Point con Winston, che sarà il primo che aprirà le danze, tra virgolette, per il fight. Perché cosa succede in questo In caso? questo momento è sotto, giusto? Sì, è sotto in questo momento. Sì. Allora, lui cosa farà? Lui jumperà direttamente sul bridge dove possiamo vedere McCree. E cosa succede facendo questa azione? Lui andrà a zonare la Mercy, ma cosa succede? La Mercy, se arretra troppo, morirà per forza da Winston. E quindi cosa farà? Si regrupperà verso McCree che arretrerà sui suoi compagni. E in questo momento è qui che viene la parte bella, perché Point schiaccerà indietro il support e il McCree, però arriveranno contemporaneamente sia Carnifex e Link che, chiamando i focus giusti, cercheranno di shottare i support o il focus chiamato in questo caso. Quindi o sarà un McCree o la Mercy, uno dei due più o meno, perché il res è fondamentale, quindi Messi la che ora è Mercy ben deve morire. nascosta. E ora Mercy è ben nascosta, e quindi se andiamo avanti, poi possiamo vedere come Esatto, avverrà il procediamo. teamfight. Vai, Albi. Eccoci qua a 29. Infatti, Allora, a vediamo 29. subito, ecco, il momento in cui si sono impattati i due gruppi. Giusto, Sharp? Giusto, infatti vediamo che cioè vediamo la Mercy cosa ha fatto, ha shiftato indietro, però chi c'è? Esatto. C'è Carnifex che è salito da Esatto. dietro e Link che sta diciamo aiutando Point a schiacciare tutta questo gruppo di tre che è composto da Casper con Lucio, Mercy e McCree, tutti li ricompatta e contiamo che lo shift di Genji quando passa nel mezzo fa abbastanza danno, che ora non ricordo quanto fa lo shift di danno, se non sbaglio è 70 più o meno, Sì. vorrei dire una stroneria, cioè prende un danno di 70 in linea, quindi se lui riesce a hitarli 3 già sono 70 danni, sulla Mercy si Esatto, qua c'è una sentano. perfetta linea retta che può fare Link proprio con questo shift. Quindi E ottima quindi il posizione. teamfight poi andando avanti si vedrà che è vinto egregiamente dai ragazzi del team Noeven. Ok, continuiamo allora a vedere. Ecco qua, infatti il fight continua a procedere, come potete vedere, infatti Noeven riescono a spazzare alla perfezione i loro avversari, rimane solo Fischer da solo con un soldato 76 che viene completamente spazzato. Ora il team Noeven arriva vicino ormai al primo punto di controllo, dove avverrà ormai il secondo fight tra pochi secondi, e infatti qua a 2 minuti e 54 mi fermo per mostrarvi esattamente che cosa succede.
sta succedendo. Ecco qua. Rivedete con me a 2.54. Che cosa succede? Sharp Nisa poppa la trascendenza e... Sì, perché allora a questo punto cosa hanno fatto i ragazzi di BeFly intelligentemente da questo punto di vista? Uno potrebbe dire il punto ormai è incontestabile e quindi lo lasciamo. No, il punto è ancora contestabile perché? Perché se guardiamo le ulti del team di BeFly sono tutte più o meno o a metà o quasi pronte. Quindi che succede? Questa azione porta a due azioni positive. Uno, il caricamento delle ulti del team BeFly, e il secondo, cercano di installare il più possibile ancora il payload, e tre, fanno poppare, come si dice, le ulti avversarie. Infatti vediamo Link, Nisa, che adoperano le loro ulti, e vediamo esatto. Che il team Noeven avrà solo le ulti pronte di Point a breve e quella di Fighter, e poi le altre saranno tutte scaricate più o meno di ulti. Esatto. E quindi i BeFly avranno le ulti cariche per il secondo punto, quindi potranno difendere ancora con più tempo. Invece i ragazzi di Noeven dovranno farmarsi, come si dice, le ulti per i teamfight. Perfetto, vediamo come va a finire? Sì. Vediamo subito. Infatti va la trascendenza, qui c'è uno smartellamento da parte di Moon, e però riescono, grazie a queste ulti a disposizione, i ragazzi di Noeven a pushare fino alla porta il payload e a conquistarsi il primo punto. Beh, io direi che Sharp adesso possiamo passare alla difesa invece di questo punto da parte dei ragazzi di Noeven. Ok ragazzi, eccoci qua ora per la difesa invece dei ragazzi di Noeven, sempre contro il team BeFly. Team BeFly, più o meno che tier siamo come team con i BeFly? Tra il 2 e il 3, giusto? Sì, 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 sì. Quindi un ottimo team di campo europeo. Sappiamo che si è qualificato alle semifinali, alle fasi conclusive di molti tornei, però ovviamente non è mai riuscito ad arrivare alle fasi finali come i team come Rogue e altri team, quindi siamo più o meno allo stesso livello tra Noeven e BeFly. Parliamo subito, Sharp, di questa difesa invece da parte dei ragazzi di Noeven. Come sono piazzati in questo punto, sempre sulla gas station? Allora, qui possiamo vedere un Lolao con Zenyatta molto arretrato, perché ricordiamo la distanza su cui può lui applicare i Discord è molto ampia, e anche gli Orb. E poi vediamo un Carnifex che comunque sta molto vicino ai suoi tank, e a Nisa, che è l'healer, che gli boosterà il danno più o meno, come fanno sempre, diciamo, le Mercy sui McCree, e resterà a spammare sullo shield del Reinhardt, se hanno un Reinhardt, oppure si preparerà un jump della scimmia, perché ricordiamo, splittarsi con la scimmia quando jumpa non è la cosa migliore, ma la cosa migliore è sempre raggrupparsi e chiamare un Ben Focus preciso per shottarla subito. Ma io ho visto che in questa lineup c'è anche un Link con Roddock, che cosa dici, cosa ne pensi di questo pick? Io direi che con tutti i pick di velocità che hanno gli avversari, tra cui Kai'Luan che ha questa Tracer e Fischer con questo Genji, potrebbe essere molto utile Roddock in queste situazioni. Sì, può essere molto utile, ma diciamo che un Link, che è un player veramente solido, è considerato uno dei Roddock migliori al mondo, cioè è un player che ti fa la differenza, i suoi hook fanno la differenza, quello senza dubbio. Se si può piccare, abbiamo un player che è molto confidence, molto bravo, è giusto piccarlo, come del resto anche Genji. Se si ha un ottimo player in squadra è giusto adoperarlo. Quindi qui parliamo di un caso di specialista e non sì, diciamo di tattica di routine che altri team potrebbero utilizzare. Qui proprio Link è proprio un vero e proprio specialista di Roddock, e quindi decide di utilizzare e sfruttare la sua superiorità negli hook per dare quel valore aggiunto alla squadra, giusto? Sì, ricordiamo che comunque Roddock può essere considerato un tank, ma in verità, a mio parere, o comunque a parere di tutti, non lo è. Cioè è un DPS ciccione e basta. È considerato assassin, praticamente. Sì, 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 assolutamente. Bene, dai, io direi che Sharp possiamo già procedere e arrivare già al primo punto clou di questa difesa dei ragazzi di Noeven, sempre molto compatta con Lolao sempre dietro. Procedono col payload i ragazzi di BeFly in questo frangente, stanno per superare il Grand Canyon, e attenzione 3.38, che cosa è successo qui? C'è stato un jump di Winston, giusto?
Sì, c'è stato un jump di Winston, però notiamo una cosa: Winston è totalmente isolato dai suoi flanker, teammate. Cioè, viene bollato, ma la bolla non ha alcun effetto su di lui perché si ritroverà dopo che lui uscirà dalla bolla un Discord. Poi avrà Carnifex, Fighter, Link da sotto, quindi è praticamente zonato e quindi verrà letteralmente shottato. Fischer non potrà fare niente assolutamente su Point, essendo un tank, cioè il tempo che verrà shottata la scimmia, tutto il team si girerà e andrà poi su Genji. E infatti non Esattamente. vediamo la Tracer che non partecipa a questa azione e questo è un primo errore di attacco. Notiamo anche bene, se tu ti ricordi l'azione di prima, che qui abbiamo Outsider con Zarya sul payload, mentre vi ricordo che invece prima Fighter era praticamente in questo punto nel canyon, dove già Certo. poteva aiutare con il raggio il Winston che si era posizionato più o meno sullo stesso punto. Il problema è la differenza tra Noeven e B-Fly, che poi probabilmente porterà al fallimento di questo attacco i B-Fly, è proprio il posizionamento di tutto il resto del team rispetto ai due saltatori e ovviamente la Tracer, che in questo momento è rimasta ancora indietro nel punto cieco, mentre prima Carnifex aveva anticipato tutti. Allora, quindi direi che possiamo procedere ulteriormente fino al prossimo punto importante. Ecco, infatti il fight avviene come predetto da Sharp, Mull è costretto a indietreggiare. Vediamo che ora si ricompattano, riescono a portare avanti sempre il payload, ma si compattano benissimo i ragazzi Noeven. E a 3:23 succede un'altra cosa: Moon risale di nuovo sulla gas station, mentre tutto il resto del team dei B-Fly sono sul payload. Vai, Sharp. Ecco, qui c'è una cosa be molto bella da notare, cioè vediamo come il team si apre, perché è giampata la scimmia, si apre e Carnifex arretra, viene bollato direttamente alla Zarya, Lo Lao è praticamente in una zona molto safe, Nisa scende ma potrà shiftare e tornare su un suo target e qui Moon non può fare nient'altro che morire perché Fischer è totalmente a destra e non sta partecipando al fight. Se non erro, ha già usato lo shift e la Tracer non la vediamo. E tutto il suo team Tracer qua c'è. sotto, La Tracer, ecco, infatti, sotto il notiamo ponte. che la Tracer è qua sotto. Quando Winston è jumpato, la Tracer è sotto e non va bene. Fischer ugualmente. Quando la scimmia jumpa, già i flanker devono essere con lui perché se no non ha senso quello che succede. Infatti, se andiamo avanti, Moon morirà istantaneamente più o meno. Esattamente, un'altra cosa che io volevo farti notare, Sharp, nota nella gas station il manifesto quello del pubblicitario della gas station. Guarda come Point lo utilizza come ulteriore scudo ai danni rispetto a tutto il team avversario. Forse io sono qualche fotogramma prima, ma Sì. vedrai che utilizza anche questa parte di environment per proteggersi dal fuoco avversario. Quindi diciamo un'ingenuità in più per i ragazzi di B-Fly e invece una furbizia in più per i ragazzi di Noeven. Adesso vediamo, continuiamo ad andare avanti, qui non ci sono più pause e infatti vediamo che come previsto Mull viene scoppiato e ora possono gestire agevolmente la situazione i ragazzi di Noeven. Infatti Fischer subito al secondo flank viene subito preso da Lo Lao e Carnifex, mentre Link continua col suo lavoro di disturbo, prende Kyle, lo distrugge e riescono a far fuori tutti gli altri, ed ecco qua la difesa che avviene con successo da parte dei ragazzi di Noeven. Beh, io direi Sharp che dopo questa descrizione di questa fase difensiva abbiamo già dato delle pillole ottime ai nostri ascoltatori, ai nostri follower di YouTube. Io, se vuoi dire qualcosa per concludere, se no io già ti ringrazierei e ti darei appuntamento già alla prossima settimana o comunque quando avrò tempo per poter fare una seconda puntata di questa fantastica rubrica. Sì, vorrei solo aggiungere una piccola cosa. Mi ha fatto molto piacere partecipare a questa rubrica perché il gioco sembra molto semplice a vedersi da fuori, ma invece è tutt'altro, è un gioco molto molto complesso. E quindi spiegare, far riuscire a capire ai ragazzi che vogliono intraprendere, diciamo, la via del competitivo e riuscire a capire anche ai team cosa fare o cosa non fare, molto, a me piace molto aiutare in questo frangente.
Quindi sono molto contento di questa rubrica e mi piace molto. Anche a che livello arriva la Team Tactics, perché comunque qua stiamo parlando di due team di tier 2 e tier 3, ma i team di tier 1 fanno cose assolutamente ad un altro pianeta oltre a tutto questo. Sei Sì, d'accordo con me o no? assolutamente. Quindi Sì, un assolutamente. ulteriore livello, un ulteriore strato di profondità in questo gioco che ovviamente lo rende unico e incredibile, a livello di spessore tattico e strategico nel team play. Sì, giustamente. Cioè, qui Overwatch si basa tutto alle basi sul team play. Se non c'è coordinazione, abbiamo visto quello che succede. Senza coordinazione e trovi un team organizzato, anche un minimo, non vai avanti. E te puoi essere anche più bravo di aim, skillato, però se non c'è il team play non si riesce ad andare Bene, dai ragazzi, Sharp, io ti ringrazio e niente, avanti. noi Grazie a te, Eric. invece ci vediamo alla prossima puntata di questa rubrica. Ciao Ciao a ragazzi! tutti! Italiana europea, Sharp, un ragazzo a me molto caro, un ragazzo che vive un po' dietro le quinte di quello che è il pro level, di Overwatch. Parliamo un po' di lui, ve lo presento proprio con due parole: ex professionista, pro player di StarCraft Brood War, addirittura VCG 2008-2009-2010, classificandosi addirittura nei primi più sul gioco giocato, sul gioco vero e su miei gameplay e su gameplay di professionisti, ma analizzati veramente fino in fondo, come vedrete oggi. E innanzitutto spero che vi piacerà. E vi voglio introdurre un'altra cosa. In questa rubrica avrò la collaborazione con un ragazzo, sempre della scena di Overwatch, primi 4 posti, quindi assolutamente un top player, ha giocato nella nazionale italiana di StarCraft e ora si è cimentato ovviamente in Overwatch. In Overwatch un po' per scherzo, la cosa si è fatta seria. Ha incominciato a coachare diversi team, come per esempio l'inizio ai Domina. E dopodiché addirittura si è messo anche a giocare, ha fatto il tank per il team Idomina arrivando al quarto posto nell'EC e poi si è ritrovato anche nella scena europea con varie proposte di coaching, per esempio il vecchio team di Point, di Shudder 2K, Kratos Diga. E ultimamente ha avuto anche delle offerte dalle Mix, ma ha deciso di intraprendere una nuova strada con i ragazzi invece italiani di Execo, che adesso non sono più Execo, sono ritornati. Ciao a tutti da Erk e benvenuti. Oggi vi voglio presentare una novità sul mio canale. Voglio in un certo senso cambiare un po' le carte in tavola del mio canale. Voglio improntare molto di più tutti i contenuti che vedrete nei prossimi giorni, nei prossimi mesi.